come pollicini lasceremo a terra sogni spezzati e delusioni. La vita non tradisce due pellegrini di speranza. Dobbiamo riandare al 1956, quando per il mio compleanno, aprendo gli occhi al mattino nella mia camera da letto, vidi il regalo favoloso, una Lambretta 125. Chi ha la mia età se la ricorda senz'altro, con i due fianchi aperti, con le budella fuori, senza carrozzeria. Mio padre aveva osato regalare ad una ragazzina di soli 16 anni una Lambretta. Fu lui che mi portò sulla stradina che dal castello di Terra Amata al Migliaro sfocia in via Bergamo e mi iniziò all'uso dei motori. Ero agitatissima e sconvolta dall'emozione. Quando riuscii ad impadronirmi con sicurezza della guida, entrai in un mondo tutto mio, fatto di ebbrezza, velocità, libertà e allegria. Volavo sulla Lambretta felice e libera come un uccello di bosco, cantando a squarciagola. Le strade non presentavano pericoli, il traffico era limitato e forse erano più rischiosi i carri trainati dai cavalli lungo i viottoli di campagna. Ero felice e naturalmente chi ne fece le spese fu lo studio. Ero sempre stata diligente e brava a scuola, ma da quel momento gli studi passarono all'ultimo posto. Il primo era per la Lambretta. Allora non serviva nemmeno il patentino e i vigili erano quasi indifferenti. Ero diventata un simbolo, non so se di spregiudicatezza, di eroismo, di coraggio o di incoscienza. Io non me ne preoccupavo, ma mia madre sì. Sino a farle dire, ogni giorno tu mi scavi la fossa. Qualche anno dopo, mio padre, che si divertiva più di me, mi fece un regalo ancora più grande, una meravigliosa Lambretta 175, un motorone pesantissimo che mi stroncava ogni volta che lo sollevavo sul cavalletto. Ricordo che una sera, proprio nel tentativo di alzarla, mi colpì il classico colpo della strega. Rimasi immobile dal dolore, ma riuscii a tornare a casa rovesciata di sghembescio sul manubrio. Io e un amico, un giorno, partimmo per una lunga passeggiata. E dove andare? Decidemmo all'ultimo momento e facemmo tutto il giro del lago di Garda, da Salò fino a Riva del Garda, e scendemmo per il versante veronese, tornando a casa da Mantova. Un'intera giornata al sole e al vento. Facemmo anche il bagno. Io, con il costume che indossavo sempre sotto gli abiti, e lui in mutande. Così, nel ritorno, seduto sul sellino posteriore, si fece tutto il viaggio con le braccia alzate, infilzate nelle mutande a mo' di bandiera bianca per farle asciugare. Con il lambrettone fece anche una gara di regolarità, unica donna fra uomini. Tutto il giorno su strade sterrate e buche, in mezzo a campi e boschi, e mio padre che mi seguiva in macchina perché si divertiva come un matto. Arrivai che ero bianca di polvere, con il segno degli occhiali sul viso irriconoscibile. Non so chi fosse più felice, se io o mio padre. Il giorno dopo apparve un breve trafiletto sul quotidiano locale che inneggiava alla signorina Lucia Zanotti, la solitaria amazzone tra uomini. Ho sempre avuto una gran passione per i motori, neanche fossi stata un ragazzo. A mio padre non sembrava vero, e con me era a nozze. Così a 13 anni mi insegnò a guidare il suo vecchio camioncino Balilla, a tre marce, con il terrore di mia madre che da quel momento, sino alla sua morte, avrebbe sofferto ogni pena a causa mia. Io volevo guidare moto, automobili, e mio padre mi promise che a 18 anni mi avrebbe comprato una moto Guzzi. E sognava con me, sulle ali della fantasia. Guidare, quindi sapevo già farlo, e bene. Frequentavo le scuole medie a Cremona e andavo e tornavo dal Migliaro in bicicletta, con qualsiasi tempo. Un giorno, uscendo da scuola, fui colta da una nevicata così forte che mi era praticamente impossibile tornare a casa, ma io non mi persi d'animo. Solitamente parcheggiavo la bicicletta presso un garage a Porta Milano. Andai quindi per prendere la bici, ma vidi che c'era il camioncino di mio padre. Il meccanico mi conosceva molto bene e fu lui a dirmi «Vuoi andare a casa con il Balilla?» Nemmeno lui
si era posto il problema che ero una ragazzina di soli 14 anni, ma a quei tempi si poteva fare una cosa del genere. Era quello che volevo. Fatto sta che entrai nell'abitacolo e mi misi alla guida. Arrivavo a malapena ai pedali e dovevo tenere la schiena dritta, dritta come un manico di scopa, perché non ci vedevo, talmente il sedile era basso per me. Innescai le marce che erano al volante e piano piano uscii dal garage. In piena città, con una neve da far paura, lentamente arrivai al Migliaro. Raccontava mia madre. Eravamo in pensiero per te, perché non sapevamo come fare a venirti a prendere. Quando vedemmo dalla finestra passare il balilla di papà e un pezzo della tua testa che si intravedeva malapena dal finestrino, rimanemmo allibiti. Disse: possibile che fossi proprio tu? Ebbene, ero proprio io, che con un'incoscienza e un coraggio da leone ero tornata a casa sfidando la neve. Era il primo viaggio mio in assoluto alla guida solitaria di un balilla. L'accaduto fece il giro di tutto il parentado, anche di quello più lontano, e io divenni quasi un'eroina, anzi, una folle eroina. Poi ci fu la svolta. La Spider. Nel 1961 morì lo zio Erminio, fratello minore di papà. Un tipo strambo, bizzarro, che aveva amato intensamente la vita a modo suo, rovinandosi la salute e rovinandola al vecchio padre con il quale non andava d'accordo. Forse io ho ereditato un po' della sua pazzia. Dello zio ho ricordi conflittuali. Generoso ma stravagante, elargiva con magnanimità denaro e amicizia, salvo poi improvvisamente cambiare di umore, mandando tutti a quel paese o minacciando di riprendersi tutto quello che aveva donato se non si faceva ciò che voleva lui. Forse nevrotico, ma comunque simpatico e folle, lasciò un testamento spirituale che ancora conservo, commovente, ricco di umiltà e umanità, in cui chiedeva perdono a tutti e soprattutto a Dio per le sue pazzie e i suoi peccati. Morendo lasciò in eredità una piccola Spider color canarino, una Fiat 1100 costruita in pochi esemplari che lui volle regalarsi pochi anni prima di morire. Aveva simpatia per me, forse perché ho preso un po' della sua bizzarria. Fatto sta che nella divisione dell'eredità, mio padre fece in modo che la Spider venisse assegnata a me, e non agli altri cugini, conoscendo la mia passione sviscerata per i motori e le automobili. E da quel giorno la mia vita impazzì, innescando un volano che durò almeno 10 anni e mi fece commettere ogni tipo di follia. Campeggio. Io e la mia amica Marcella abbiamo girato in Spider l'Italia. Libere come il vento. Di solito, lasciata Cremona alle spalle, ci toglievamo gli abiti e rimanevamo in costume da bagno. Io avevo un costume nero di tipo olimpionico. Lei un bikini prima maniera, ma che già allora faceva scandalo. Radio accesa e capelli all'aria. Eravamo le due ragazze più felici del mondo. Un giorno decidemmo di provare l'esperienza del campeggio. Andammo alla sede delle ACLI, che allora si trovava in Piazza Roma, in centro, e ci facemmo dare, senza molte istruzioni, una tenda per due, una canadese. Il giorno stabilito partimmo con il vento in poppa. Avremmo trascorso un favoloso weekend al mare, libere, come gabbiani. Come al solito, appena lasciata Cremona alle spalle, ci denudammo e restammo in costume. Era agosto e faceva un caldo afoso. Sfrecciavamo in autostrada con il vento sulla pelle e il sole che cuoceva la testa. Marcella sempre con le gambe fuori dal finestrino e io occhialoni da diva alla guida, cantando con la radio accesa sulle canzoni degli anni 60. A quei tempi il traffico era ridotto, così come i costi sia della benzina sia degli alberghi. Verso mezzogiorno arrivammo al campeggio di Jesolo, ma io mi ero accorta che da qualche tempo due poliziotti ci seguivano in moto. Non ne feci cenno a Marcella per non crearle ansietà, mentre io ripassavo mentalmente se tutto era a posto e se avevo i documenti in regola, e alla fine temetti che fossero della buon costume.
Svoltai a gomito nell'entrata del parcheggio e mi feci subito dare il numero della piazzola. Era ora di pranzo e molti erano al ristorante. Altri invece, soprattutto famigliole con bambini, stavano cuocendo il pranzo sui fornelli all'esterno delle tende. Non facemmo però in tempo ad approdare alla nostra piazzola, che subito si sentì cracchiare all'altoparlante del campeggio che «Le signorine della Spider targata Cremona», eccetera, 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 erano invitate a presentarsi all'entrata. Incuriosite, rimontammo in auto e ci recammo al cancello d'ingresso e vedemmo impettiti uno accanto all'altro i due poliziotti che ci avevano seguite e che ci stavano aspettando con tanto di paletta bianca e rossa infilata negli stivaloni. «Ci siamo», pensai. «È proprio la buon costume». Ci avvicinammo con un sorriso tirato e quelli, dopo averci squadrate da cima a fondo, con il più bel sorriso di questo mondo, erano anche due bei ragazzi veneti, ci chiesero «Scusate, siete libere questa sera?» Eh sì, una volta i poliziotti erano diversi. Ritornammo alla nostra postazione e io scaricai il telone che avvolgeva la tenda e sciorinai sul prato accessori e tubolari di ferro. Guardammo le budella della tenda disorientate. «Tu hai mai montato una tenda?» chiesi a Marcella. «Mai vista una!» rispose. «E adesso come facciamo?» Marcella si guardò intorno e disse: «Ci penso io. Andiamo al ristorante». Risalimmo in auto e arrivammo al self-service del campeggio. Scendemmo e Marcella, con il suo bikini mutanda color avorio, entrò e con la sua faccia di bronzo urlò: «Ragazzi, siamo due ragazze sole e non sappiamo montare una tenda. C'è qualcuno che lo farebbe per noi?» In un attimo il ristorante fu in piedi e fummo circondate da almeno 30 ragazzi pronti ad aiutarci. Ripartimmo, attraversando il campeggio, come in trionfo, con due ragazzi sul cofano, almeno 5 incastrati con noi due nell'abitacolo, altri 3 sul retro e una 20 che seguivano spingendo la Spider come un trofeo tra la gente che era uscita dalle tende per vedere cosa stesse succedendo, per il chiasso e le urla dei ragazzi. Come formiche in un formicaio, in nemmeno mezz'ora la tenda venne montata e i ragazzi vi si infilarono dentro pronti a tutto. Fu gioco a forza farli uscire con la promessa che ci saremmo ritrovati la sera. E che sera! Come succede in questi casi, colpa dell'alchimia o della semplice spigliatezza giovanile, eravamo già state scelte ognuna dal proprio playboy. Quella notte la ricorderò finché campo. Stelle e luna, mare blu e caldo agostano si fusero in un tale intruglio che persino Venere si ubriacò. Io entrai in tenda verso le 2 di notte, ma Marcella non c'era ancora. Non sapevo dove fosse finita. So solo che al mattino alle 6, Marcella stravolta entrò nella tenda. Si buttò sul materassino e disse con un filo di voce: «Dio, che notte! Ma quante mani aveva!» E ripartimmo, in giornata verso casa, bruciate dal sole e dall'avventura notturna. L'incidente. Una sera io e mio cugino Attilio decidemmo di recarci in un paese dove si festeggiava la sagra. Tornammo di notte. Alla guida c'era Attilio e quando fummo a Cremona, all'incrocio di via Dante con via Platani, alla mia destra uscì sparata un'auto guidata da un muratore un po' brillo che ci centrò in pieno. Bam! Proprio dalla mia parte. Per il colpo io andai a sbattere violentemente contro il parabrezza, procurandomi una profonda lacerazione alla fronte. Ricordo poco di tutto. So che mi trovai all'ospedale dove il medico mi estrasse ad uno i pezzettini di vetro a mente serena, facendomi vedere le stelle. Attilio non si era fatto niente, ma la Spider si era accartocciata su se stessa. Ci era andata bene. Ma non descrivo il trauma di mia madre, che ogni giorno temeva che mi accadesse una cosa del genere.
Il giorno dopo andammo alla stazione dei carabinieri a denunciare l'accaduto e a firmare il verbale. Il carabiniere che ci interrogò era del sud e quando ci chiese in che relazione eravamo, Attilio rispose «Sono il cugino», al che il carabiniere, facendo roteare in aria il dito di una mano, rispose strizzando l'occhio «Cugino, cugino, dite tutti così!» E con un «E va bene!» scrisse di malavoglia che Lucia Zanotti e il cugino Attilio avevano avuto un incidente. L'articolo apparve sul giornale e da quel giorno io non ebbi più pace perché ogni amico che incontravo mi salutava e strizzando l'occhio dicendo «Il cugino, eh?» La mia America. A Santa Fe, gli indiani vendevano perline e pietre colorate, il volto come ocra e gli occhi ancora stretti da quando i gringos scambiarono la pace con il whisky. Nel 1972, con alcuni amici fondai a Cremona il Circolo Culturale Fodri. Fu un circolo che per 20 anni fece cultura anticipando i tempi. Tra le iniziative che fecero scalpore all'epoca e che portarono una ventata di novità non solo in città ma anche oltre i confini provinciali, ci fu appunto l'avventura americana. Avevamo fondato un club euroamericano, attraverso il quale avevamo instaurato contatti con i consoli e le ambasciate straniere, organizzando conferenze e cineforum in lingua originale, in inglese, francese e tedesco. Nel 1978 l'ambasciata americana di Roma, attraverso il console il dottor David Wagner, ci convocò per dirci che c'era la possibilità di effettuare scambi culturali con gli USA, attraverso l'associazione Friendship Force. Quell'anno io e la mia collega Giuseppina Genesi per la prima volta ci recammo a Washington, dove con molti altri appartenenti alla Friendship Force fummo accolti alla Casa Bianca da Rosalynn Carter, in quanto il marito, il presidente Jimmy Carter, era anche il fondatore dell'associazione. La FF prevedeva scambi tra città europee e americane. Ogni anno si cambiava destinazione e il viaggio durava 15 giorni, di cui 7 trascorsi ospiti in famiglia e altri 7 in escursioni per conoscere lo stato che ci ospitava. Da quel momento iniziò per me un mondo nuovo. Ero io che portavo in America i cittadini italiani, mentre contemporaneamente altrettanti americani venivano a Cremona, ospiti di famiglie cremonesi. Furono esperienze entusiasmanti, anche se faticose. Il primo scambio fu con Owensboro, nel Kentucky, e ricordo la fatica in quanto ero sola con 250 italiani reclutati a Cremona e in tutta la provincia. Pochi conoscevano l'americano e la maggior parte non era mai stata all'estero. Io, oltre ad accudire tutti e a risolvere i numerosi problemi quotidiani dei miei connazionali, dovevo tenere i contatti con la stampa, la radio, la televisione locale e con le autorità del luogo, sindaco, consolati, eccetera, eccetera, eccetera. Per me era un vero e proprio lavoro faticosissimo, ma anche gratificante. Da notare che questo era tutto volontariato, in quanto usavo le mie ferie della Moco per guidare il gruppo negli States. Negli anni visitai quindi molti stati, anche perché in autunno io e la mia collega partecipavamo alle convention annuali organizzate dalla FF in stati sempre differenti, durante le quali venivano gemellate le città europee e americane. Fu così che visitai il Kentucky, Washington DC, la Georgia, l'Illinois, l'Indiana, il New Mexico, il Nevada. Vidi la Monument Valley, il deserto dipinto, il Grand Canyon, l'Arizona, l'Iowa, il Messico, le Hawaii, New York, il Texas, la California, la Florida, New Orleans. Nel Grand Canyon ricordo il viaggio, anzi ne feci 2, ma la prima volta lo sorvolai con un biplano pilotato da un giovane 20enne che effettuava il suo primo volo e che si chiamava niente meno che Jimmy Carter. Pura omonimia. Visitai posti meravigliosi come Acapulco, lo Yucatan, Pearl Harbor, San Francisco, le cascate del Niagara e anche le capitali europee come Francoforte, Parigi, Copenaghen, Berlino, Bruxelles, praticamente tutta l'Europa, la Spagna, il Marocco, l'Egitto, la Cappadocia, Costantinopoli, Vienna, Salisburgo, Innsbruck, eccetera.
ebbi esperienze incredibili che mi segnarono profondamente e che aprirono la mia mente. In quegli anni l'America era ancora un mito a cui guardare con stupore ed io scoprivo un mondo fatto di libertà e di tecnologia ancora mezzo sconosciuta in Europa, ma soprattutto un mondo in cui ogni traguardo era raggiungibile per chiunque avesse avuto buona volontà e ingegno. Oltretutto io lavoro a Cremona, alla Moco, con gli americani, e quindi potevo verificare sul posto cosa significasse l'America. Tra le cose che ricordo con piacere fu lo scambio di Owensboro, perché alle 5 del pomeriggio di ogni giorno avevo la diretta con l'Italia, attraverso l'emittente Radio Cremona, e l'allora direttore del quotidiano La Provincia, dottor Mauro Masone, direttore anche della radio. Mi disse che a quell'ora Cremona si fermava per ascoltare le mie trasmissioni. Di quegli scambi è rimasta una ricca pubblicistica nei miei servizi e in quelli del giornalista Elia Santoro, che partecipò ad alcuni nostri viaggi. Viaggiai per circa 20 anni tra l'Italia e USA, visitando parecchi stati, e dopo l'America seguirono altri grandi viaggi come Israele, la Russia, il Negev, l'Oman, l'Uzbekistan, la Giordania, l'India, l'Islanda e quasi tutta l'Europa e l'Italia. Viaggiare è una filosofia di vita. Si viaggia per conoscere, per provare emozioni, per confrontarci con gli altri e con noi stessi, per cambiare visione della vita e degli uomini. Si viaggia per andare alla ricerca della propria fede o del proprio io, del proprio malcontento, della propria meta. Esiste una differenza enorme tra il turista, oggi di massa, e il viaggiatore. Quest'ultimo ama la solitudine ed ama soprattutto viaggiare con se stesso, interrogandosi ad ogni scoperta per cambiare, rinnovarsi e conoscere. Si sente da solo anche quando viaggia in gruppo. Vive perennemente in un suo mondo che non condivide con nessuno. Vedere e guardare sono due cose diverse. Io, fino ad una certa età, ho viaggiato solo per avventura, per sentire l'ebbrezza del vento sulla pelle. Amavo il brivido del rischio e la velocità. Amavo usare, provare, sperimentare. Viaggiavo un po' alla guascona, alla ricerca di follie e di novità che poi avrei raccontate o scritte. Era un bisogno irrefrenabile di accumulare sensazioni nuove per mettermi in gioco e alla prova, per sfidarmi e dimostrare la mia audacia, ma anche per la necessità di scappare dalla quotidianità e dalla ripetitività del lavoro. Era una fuga costante da me e dagli altri. Nel tempo sono cambiata ed oggi viaggio alla ricerca del traguardo finale, della mia meta definitiva. L'irrequietezza è un grandissimo dono di Dio, ma è una lama a doppio taglio, perché ha costi altissimi in senso fisico, psicologico ed economico. Si soffre sempre moltissimo, ma senza gli irrequieti il mondo non cambierebbe. Non ci sarebbero gli esploratori, gli inventori, i rivoluzionari, gli scienziati, i poeti, i creativi in ogni disciplina e gli innovatori. Ho avuto diversi capitoli nella mia storia di vita che hanno interrotto i viaggi, ma mai la ricerca della meta. Oggi, a causa del coronavirus, sto sperimentando l'assenza del vuoto come un pieno nuovo da riempire, reinventare, ricreare. Ancora una volta mi trovo di fronte ad una montagna da scalare, più sola e più stanca di prima, ma con la netta convinzione che oltre questo vuoto ci sarà finalmente la meta che cerco da sempre.